rivivere la Pinacoteca Raissa Gorbaciova di Torre Canavese e lo fa con i colori dell'anima di Umberto Parisi, artista avigliannese prestato per un po' al Canavese. La mostra sarà aperta dal venerdì alla domenica fino al 25 maggio con ingresso gratuito dalle 16 alle 19. Come nasce l'idea di un'arte così particolare, concettuale, dedicata all'anima? Nasce in maniera abbastanza casuale, nel senso che ho sentito proprio l'interesse, l'esigenza di dipingere questi volti sovrapposti in maniera assolutamente naturale, quindi non sono andato a pensare profondamente a perché li facevo così. Li facevo così perché sentivo di dover mettere le linee in quei modi lì, poi vedendo che i volti erano armonici e stavano bene assieme, potevano avere diversi significati come l'amicizia o le diverse personalità che ci possono essere in una persona o l'unione di più persone su uno stesso corpo, che può significare vari stati d'animo. Non è stato un vero e proprio ragionamento, è stato proprio impulsivamente. Prima facevo dei volti normali, cioè il volto, e poi mi è venuto automatico unire più una linea, mi ispirava un'altra linea e vedevo che c'era una costruzione di più immagini che comunque devono essere comunque messe assieme, ma in maniera comunque armonica. Ecco, l'arte ha anche un valore terapeutico per lei, è un modo per esplorare la sua propria anima, perché mi diceva che ogni volta che compie e porta a compimento un'opera si sente meglio anche lei. Sì, mi sento di aver compiuto qualcosa, perché io poiché la routine è quasi sempre uguale tutti i giorni, e, come dire, la vita delle volte in una giornata può sembrare incompiuta, mentre quando uno fa un'opera d'arte, un'opera pittorica, sente di aver iniziato qualcosa e di averla conclusa, quindi sembra di aver chiuso un cerchio, dato un senso alla giornata. Dato un senso alla giornata, cosa che molte volte magari non ti dà il fare la spesa o una chiacchierata super veloce incontrando un amico che poi dice che va di fretta, che se ne va, insomma, così. Giampiero Cavallo, sindaco di Torre, la Pinacoteca torna ad ospitare eventi d'arte, ma guarda già al futuro. Quanta l'importanza di un evento come questo per un paese che è un paese d'arte per eccellenza in Canavese? Beh, la cosa più importante è che siamo ripartiti dopo tanto tempo ad allestire una mostra, e questo voglio ringraziare, e lo faccio molto molto volentieri, sia Deborah che la dottoressa Carla Bertone, ma soprattutto l'artista che è venuto qui da noi, Umberto Parisi. Grazie Umberto per la tua presenza qui. Sono molto felice che sia ripartita la mostra, e in futuro saranno altre mostre, magari più grandi, con l'ampliamento che dovremmo finire nell'attuale Pinacoteca. Quindi arte a Torre ancora è un grande ritorno? Ancora e sempre, continuiamo quello che quelli predecessori a me hanno fatto, e io vorrei continuarlo ancora.